ragazzi, dai! Benfica 0, Inter 2. Inter 2, 0 Benfica in casa loro a Lisbona. Mamma mia che partitone, mamma mia, sofferenza, tanta sofferenza, ma dopo una volta sbloccata la partita, tanta roba, queste sono le prestazioni. In Coppa il mister c'è. In Coppa c'è il mister, si vede, le prestazioni sono buone. Ipoteca sulla semifinale, ma non sottovalutiamo il ritorno, eh. Non sottovalutare, basta 1-0-0, 1-1, 2-2, un qualsiasi pareggio. Una nostra vittoria, ovviamente. Quindi non sottovalutiamo, scendiamo in campo al ritorno. Non per pareggiare, perché sennò. Come oggi. Grande, 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 grandissima prestazione. Grandissima prestazione. Finalmente. Ora vedremo le altre cosa faranno. Vedremo pure Napoli-Milan. Bellissima partita. Ma intanto godiamoci la serata. 0-2, netto, pulito. Grandi ragazzi, soprattutto grande mister. Anche se qualcuno sempre sottotono, eh. Qualcuno sottotono. Ma bene, bene così. Analisi per il momento. Sono abbastanza futili, devo dire, le analisi sulla partita. Onestamente, che dire, la partita si è giocata, il Benfica gioca, l'Inter ha contenuto, ha cercato di ripartire, ha giocato anche la palla. A momenti il centrocampo è stato a sprazzi, a sprazzi. Ci sono stati dei momenti in cui si giocava abbastanza bene la palla e dei momenti in cui i soliti buchi, un po' così, mancanza di idee più che altro. Ma si è sfruttato le occasioni, siamo riusciti a fare il gol, siamo riusciti a guadagnare e realizzare con Luca Cone, che è un cecchino nei rigori, un cecchino, il gol. Dunque, bene, ancora Lautaro a secco, Dzeko a secco, segnano Barella e Lukaku, ma bene così, chiunque segni, chiunque scende in campo deve dare qualcosa alla squadra. Non importa che segni pure il portiere, non mi interessa, bisogna vincere in questo momento della stagione, andare avanti e vincere. Poi che serve sbloccare Lautaro, è chiaro, perché Lautaro anche oggi così e così, momenti, ma pochi, pochi. Ci aspettiamo tutti molto 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 di più da Lautaro, ma ad oggi si gode alla facciazza di tutti quelli che oggi già godevano contro. Si gode. E dai, dai ragazzi, bene tutti comunque, bene tutti. Soprattutto il mister, c'è poco da dire, soprattutto il mister, che queste partite non le sbaglia mai quasi. In Coppa devo dire che è veramente un cecchino, mister Inzaghi è un cecchino in Coppa. Purtroppo in campionato abbiamo visto grosse grosse mancanze, perché la testa a lungo termine fa. Nella partita secca riesci ad andare avanti se hai un po' di organizzazione, se sai fare e tutto quanto. E comunque scarsi non siamo. Ma a lungo termine ci vuole un po', un bel po' di altro, qualcosa in più. Nulla ragazzi, un bacio a tutti, grandissimi amici miei. Interisti stasera si gode veramente, che forse siamo in semifinale, forse, forse, non godiamo troppo, ma forse siamo in semifinale. Ed è bellissima una semifinale contro un'italiana. Quanto si gode stasera. Forza Inter, ragazzi, forza Inter. I bravi.